Ciao, benvenuta a questo nuovo video del mio canale Cerimonia VIP. Oggi sono con Sabrina, che è una mia sposa, che mi aiuterà ad andare un po' dietro le quinte di una cerimonia e capire come funziona la preparazione di un rito e come si riesce a risolvere un po' di problemi, perché ogni coppia ha i suoi problemi durante il lavoro fatto insieme. Ciao Sabrina, grazie di essere qui con me oggi. Ciao Claudia, grazie a te di avermi invitato. Allora, ci racconti un pochino il tuo matrimonio, tu e Marco, che cosa avete organizzato, qual era l'idea? Facci entrare un po' nel tuo mondo. Allora, io e Marco abbiamo deciso nel giro di qualche ora, forse, che ci volevamo sposare il 19 settembre 2019. Mm-hmm. La proposta è arrivata il 14 febbraio. E io il 15 febbraio ho chiamato Claudia, io tra 6 mesi mi sposo, cosa facciamo? All'inizio le idee erano un po' vaghe, un po' confuse, nel senso che pensavo di sposarmi in comune, poi fare semplicemente una festa, dei cocktail sulla spiaggia, niente di troppo impegnativo. Poi, andando avanti nei preparativi e soprattutto provandomi il primo abito da sposa, ho detto ok, forse voglio un abito vero. E poi ho detto vabbè, è un abito vero, non vuoi fare la cena, non vuoi fare il pranzo e non vuoi prendere il fotografo e non vuoi mettere i fiori. E quindi siamo partiti da un matrimonio molto amichevole a un matrimonio quasi formale. E sono sicura che senza Claudio comunque non ce l'avrei mai fatta in 7 mesi, senza essermi mai sposata prima, ovviamente. Da dove si inizia non lo so. Grazie. È stato bello. Senti, ma comunque è stato un matrimonio intimo, perché eravate pochi invitati, cioè, perché c'è l'effetto popcorn nei matrimoni, che uno inizia sempre che vuol fare qualcosa di semplice, poi esplodono i preparativi e si aggiungono tante cose, però alla fine il vostro matrimonio è stato molto intimo, soltanto con le persone più care. Quanti eravate più o meno? Eravamo 42. Siamo partiti da un numero di invitati che nei nostri calcoli ottimisti deve essere sui 25. Per fortuna entrambi abbiamo delle famiglie abbastanza piccole, quindi i numeri non sono esplosi. Noi viviamo in Irlanda e abbiamo fatto la scelta di non invitare nessuno dei nostri colleghi. Chiaramente se li avessi invitati sarebbero stati tutti emozionati, però è andata bene così. Sono felice di aver avuto poche persone, di aver avuto un matrimonio solo per noi, con i nostri amici più cari, famiglia ristretta. Voi avete fatto questa scelta di separare i due momenti e tante ragazze hanno la paura che facendo così uno si bruci l'emozione, no? Che, visto che si è già sposata in comune, poi quel giorno non è emozionata. Tu che cosa ne pensi? Eri emozionata? Decisamente sì. Tra l'altro noi abbiamo fatto la scelta, che io non consiglio a nessuno, di fare entrambe le cose lo stesso giorno, perché volevamo quella data, volevamo il 19 settembre e volevamo che apparisse anche in tutti i documenti ufficiali, quindi la mattina ci siamo sposati in comune e il pomeriggio ci siamo sposati con Claudia. La cerimonia in comune non è stata emozionante per niente, per niente, per niente, per niente. Cioè mio padre mi ha accompagnato all'altare, avevo un vestito non da sposa ma comunque un vestito elegante, avevo un bouquet, c'erano diciamo tutti gli elementi e c'era l'impiegato comunale, l'assessore che ci ha provato, nel senso che ha letto delle poesie, ha fatto delle battute, ha cercato di renderlo il più personalizzato possibile. Noi l'abbiamo incontrato qualche giorno prima per un caffè, proprio perché lui ci teneva a conoscerci e a darci una cerimonia il più possibile personalizzata. Però sono degli articoli di codice. Forse anche perché sapevo che il matrimonio vero sarebbe stato dopo, sinceramente non mi sono sentita emozionata neanche per un po'. E boh, non ti so dire se i miei genitori si sono commossi quella mattina. Sicuramente si sono commossi la sera. Sì, quello me lo ricordo, insomma, i volti dei tuoi genitori ce li ho ben stampati in mente, che poi tuo padre ti ha accompagnato di nuovo, era anche lì emozionatissimo quando
ti ha accompagnato alla nostra cerimonia. E poi noi abbiamo fatto anche una personalizzazione massiccia, perché abbiamo messo nella cerimonia tanti riferimenti a tutte le vostre passioni, a tutti i vostri hobby, al vostro essere geek. Non so se chi ci sente ha presente cosa significa geek, però insomma, raccontaci un po'. Orologio di Star Wars dietro di te, una maglietta di Star Wars, una tazza di Star Wars, lì ho un portabiscotti di Star Wars. Diciamo che comunque non ci limitiamo a Star Wars, ma la cerimonia ha incluso tutto il possibile e l'immaginabile. Anche il ricevimento, abbiamo, diciamo, sui tavoli abbiamo messo dei centrotavola che richiamassero le nostre passioni dal punto di vista di film, libri, videogiochi. È stato tutto personalizzato, cosa che probabilmente l'assessore, poverino, ma non poteva arrivare a fare con un incontro soltanto con voi. Noi abbiamo fatto un percorso insieme in cui ti abbiamo raccontato quali sono le nostre passioni. Io e te ci conoscevamo già, però tu non conoscevi praticamente per niente Marco, e anche se io e te ci conoscevamo, sicuramente non mi conoscevi tanto quanto siamo arrivati a conoscerci durante i mesi prima del matrimonio. Il testo della cerimonia era perfetto, nel senso che includeva tutti gli aspetti della nostra storia. Prima che ci sposassimo, parlando con degli amici che mi chiedevano: ma perché la wedding planner, ma perché il testo della cerimonia? Noi l'abbiamo scaricato da internet, è andato bene lo stesso. E sì, nel senso che ti sposi lo stesso, per carità, non è che non ti sposi anche con un testo scaricato da internet, ma io non ho alcun ricordo della cerimonia di queste persone, perché non era minimamente personalizzato come il tuo. Durante il matrimonio io pianto dall'inizio alla fine. Senti, ma che momenti ti ricordi di più della cerimonia? Beh, quello che mi è rimasto impresso è stato l'hand fasting, la legatura delle mani. Uh-huh. Diciamo, quello era il momento centrale. Preferito. Quello è quello che mi ricordo bene. Sì, ci sono state le letture da parte dei nostri amici, familiari e i discorsi dei testimoni. Però quello che mi è rimasto impresso è il momento in cui ci siamo veramente sposati. Mi ricordo anche che abbiamo avuto qualche imprevisto, appunto la pioggia quel giorno, anche se poi siamo stati fortunati perché a pochi chilometri c'è stata proprio, in un'altra sala c'è stata un'alluvione lo stesso giorno, quindi a noi è andata bene farla all'interno, vista mare. Che non avessero un piano B come il nostro. Sì, noi avevamo il piano B. Sì, ci sono stati imprevisti e sicuramente sul momento non li ho vissuti benissimo. Però è stata comunque una bella cerimonia, sono stati tutti felici, tutti entusiasti. Mio zio ti ha chiesto se si potevano sposare di nuovo. Lo aspetto quando vuole. Vuole. Zio di Sabrina. Deve solo convincere la moglie. Quando vuole siamo a disposizione. Senti, che consigli vorresti dare alle altre spose che adesso stanno affrontando i preparativi come te, che magari hanno dei dubbi, delle paure, non so? Chiaramente qualunque dubbio, qualunque paura, se hanno te come wedding planner, di rivolgersi a te. Se non hanno te come wedding planner, forse dovrebbero ripensarci un attimo. Tutto andrà bene. Avere la pioggia il giorno del matrimonio in un mese di sole mi ha destabilizzato, però è stato bello lo stesso. Abbiamo appena avuto le foto, sono belle lo stesso. Non abbiamo fatto le foto in spiaggia al tramonto come avremmo voluto, ma non fa niente. È stata comunque una bellissima giornata. Un messaggio positivo di non avere la prima. Abbattetevi, non andate troppo in panico, perché il matrimonio si fa lo stesso, la cerimonia si fa lo stesso, anche senza musica, senza luci, senza sala all'aperto, con gli invitati con la cravatta sistemata male, si fa. Può succedere, può succedere. Non disperatevi.
Senti, ma a parte lo zio che vuole che io celebri il suo matrimonio, i commenti degli altri, dei parenti, degli amici, quali sono stati? Sono stati tutti entusiasti, tutti emozionatissimi, tutti felicissimi. Vorrebbero sicuramente avere un matrimonio come il mio. Ora è chiaro che ci sono persone che si sono sposate in chiesa per motivi di preferenze personali, eccetera, eccetera. Oggettivamente una cerimonia personalizzata è più emozionante di una cerimonia in chiesa. Non c'è il minimo paragone per come la vedo io. E che dirti, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, sono sicura che hai dato un messaggio di speranza alle ragazze che temono la pioggia, temono gli inconvenienti tecnici e che adesso hanno la prova vivente che si può essere, insomma, soddisfatti del proprio matrimonio anche con imprevisti, cambiamenti di programma dietro l'angolo. Quindi, insomma, di questo messaggio di speranza ti ringrazio anche della tua disponibilità. Di nulla, quando vuoi. A presto, ciao ciao. Okay.